Esistono due specie di persone, quelle che vediamo con gli occhi e quelle che vediamo con il cuore. Questi ultimi si chiamano angeli. Gesù ha detto: "Lasciate che i piccoli vengano a me." E Matteo ha mostrato nella sua vita i valori di Gesù. Ha amato, ha sperato e si è fidato di Dio Padre. La sofferenza del corpo non lo ha allontanato dalla fede, ma grazie ad essa si è avvicinato a Lui. Salire sulla croce in fondo ti solleva i piedi da terra e ti fa stare più vicino al cielo. Matteo ha vissuto come un ragazzo qualunque, con le sue fragilità, con le sue paure e con i suoi sogni, ma rimanendo saldo nella fede. Questo è un dolce ricordo. Questo è un breve viaggio nella memoria di Matteo. Quando ho saputo di aspettarlo, è stata una sorpresa. È veramente stato un dono di Dio, così come significa il suo nome, sin dal primo momento. E anche quella gravidanza è stata una gravidanza diversa dalla prima. Ho avuto un senso di pace, di serenità, di tranquillità da subito, che mi ha accompagnato fino al parto, tranquillamente. Un parto che è avvenuto con un po' di anticipo, tanto che io adesso dico, e anche allora, Matteo aveva fretta di nascere, evidentemente. E ho ancora in me l'emozione di quando ho appreso da Paola di aspettare Matteo, che veramente si è dimostrato un dono di Dio, perché non era nei nostri programmi. E un'emozione forte, rivivo tutti i momenti passati insieme per cercare di offrirgli quello che più sapevo fare e i miei interessi, che sono quelli della musica. Era un bambino, ti ripeto, tranquillo, affettuoso, vivace ma dolce allo stesso tempo. Molto mansueto, nel senso che ascoltava i consigli della mamma e del papà, non era capriccioso, non era un bambino che faceva storie per mangiare, tutto quello che gli presentavi nel piatto lui lo mangiava e ha continuato a fare così. Quando poi ha preso coscienza di questa cosa, lo diceva anche alla sorella, diceva: "Non facciamo i capricci, perché ci sono bambini in Africa che muoiono di fame. Noi dobbiamo ringraziare che abbiamo da mangiare, non dobbiamo rifiutare niente di quello che la mamma ci presenta in tavola, proprio per rispetto a questi bambini, per i quali poi si impegnerà anche a fare una raccolta fondi personale." Infatti lui era molto legato alle missioni africane dei frati della parrocchia. Diciamo che nelle nostre ricorrenze ero sempre vicino a lui, perché era un piacere sentire come affrontava tutti gli argomenti, anche quelli che tu pensavi che non ci potesse mai arrivare, ad un pensiero profondo, a una spiegazione che ti facesse capire che aveva capito. Ed è per questo che gli misi il soprannome di professore, cioè vedere un bambino già da piccolo uscirsene con dei ragionamenti, con dei discorsi, con delle parole profonde, sensate, giuste, mai fuori misura. E affrontava così tutti i discorsi, ma anche quelli che magari si intrometteva, che erano discorsi da grandi, tra di noi, si intrometteva sempre, era un suo modo di fare, perché era quello che il suo modo di partecipare in tutto, per tutti e con tutti. Premetteva sempre la preghiera, qualsiasi cosa lui facesse, soprattutto le cose nuove. Quindi il primo giorno di scuola l'ha preso con entusiasmo, è andato contento a scuola, è ritornato contento anche a raccontarmi delle nuove amicizie, e aveva subito preso confidenza con una compagna di banco con cui poi si separò, perché la bambina andò fuori a vivere fuori Brindisi. Però faceva amicizia facilmente e aveva quella simpatia anche nell'aspetto fisico, perché era cicciottello nel periodo delle scuole sia elementari che medie,
quindi ispirava proprio simpatia. E era sempre disponibile, non era capriccioso, cercava sempre di creare amicizie, di invitare gli amichetti anche a casa per giocare insieme, però sempre dopo il dovere. Prima si studiava, poteva studiare anche insieme ai suoi compagni, se qualche compagno aveva bisogno di aiuto lui si offriva disponibile. E poi c'era il momento ludico, il momento del divertimento. Era appassionato per esempio di videogiochi, tant'è che aveva poi nelle scuole superiori pensato di andare avanti nell'istituto tecnico commerciale come inventore di videogiochi, anche se poi ha cambiato e ha scelto il ramo chimico. Una capacità che aveva di conquistarti anche da bambino, cioè era un piacere sentirlo. Io gli ho fatto anche da maestro, formammo un gruppetto con i suoi cuginetti, un gruppetto tennistico, io sono anche maestro di tennis, e lui era il più piccolino e quindi chiaramente era quello che aveva più problemi motori rispetto agli altri, doveva ancora risolvere tanti problemi motori, e lui capiva la differenza quando toccava a lui tirare la pallina e vedeva i cugini più grandi che la pallina la tiravano in modo diverso, con una forza diversa. Però la sua capacità di apprendimento, nonostante la differenza di età, era qualcosa di incredibile. Cioè lui ti dava le spiegazioni di quello che io gli chiedevo di fare. C'è una cosa che disarmante, ma insomma è lui il maestro o sono io il maestro che deve insegnargli qualcosa? Matteo cresce come tutti i bambini ed è contento di praticare dello sport, pratica la pallavolo, soprattutto il karate, che è una componente importante che lo forma ad avere quella pazienza giusta, soprattutto per le tante domande che i suoi coetanei gli rivolgono, e Matteo risponde sempre parlando di Gesù e trova il modo di farlo sempre con quella pacatezza, quella dolcezza, quell'umiltà per essere utile e concreto a soddisfare tutto quello che i suoi compagni gli chiedono. Matteo ha cominciato il catechismo con entusiasmo anche questo, perché voleva imparare la parola, voleva conoscere le storie di Gesù. Da piccolini avevano cominciato, penso si cominciasse allora in prima elementare, quindi era felice di apprendere la storia di Gesù. E già da subito chiese poi di poter essere parte attiva nella parrocchia, di servire l'altare, fece anche un corso di chierichetto e lo serviva l'altare con grande entusiasmo. Poi tramite la zia entrò a far parte del nido di preghiera di Padre Pio, che si riuniva tutte le sere anche con noi genitori durante il mese di maggio e poi il sabato sera durante il resto dell'anno, e recitavano il rosario insieme a un altro gruppo di bambini. Alla fine il padre spirituale raccontava poi qualche episodio su Gesù, su Padre Pio, e questi bambini erano contenti. Matteo ebbe un incidente sportivo e quindi fu ingessato ad una gamba e una domenica non potette andare in chiesa. Lo lasciai poi con mia cognata, perché la mattina avevo un impegno. Quando ritornai al mattino vidi che il bambino era con mamma e con mia cognata a raccontare una storia. Loro avevano gli occhi sbarrati. Matteo stava raccontando il sogno che aveva fatto quella notte. Era tra il 2 e il 3 gennaio del 2000, l'anno santo. Aveva raccontato di aver sognato Padre Pio, che gli aveva dato un messaggio. Questo messaggio era questo: se tu hai capito che per essere felici bisogna essere senza peccato, lo devi dire agli altri, a cominciare dalla tua famiglia. Quel momento Matteo ha portato avanti la sua missione di cristiano e ha sempre testimoniato la sua fede, innanzitutto testimoniandola per primo con la sua vita e poi invitando gli altri.
a seguire Gesù, ad ascoltare la parola, ad andare in chiesa, ad accostarsi ai sacramenti, proprio perché chi fa esperienza del Signore non può tenere per sé questa gioia. E lui questa gioia ce l'aveva piena. Era talmente piena che nel momento in cui a 13 anni è subentrata la malattia, lui non ha fatto altro che attingere forza da quella fede a cui il Signore lo aveva chiamato, che gli aveva donato negli anni precedenti, e quindi affrontare tutto con serenità, in maniera straordinaria, perché pur essendo un giovane calato nella sua ordinarietà, nella quotidianità dei giovani del suo tempo, lui riusciva, legato al Signore, ad affrontare tutto con letizia. E poi, un giorno, la luce, il pianto, non di sofferenza, ma quasi di commozione. La mano di Dio su una nuova anima, un altro progetto di amore di nostro Signore. Ed ecco, una nuova vita inizia a camminare. Tra sassi ed erba, tra spine e rose. Ci saranno giorni in cui vorremo allare tutto. Giorni in cui avresti preferito non esistere. In cui scoprirai di aver scelto la cosa sbagliata, credendo di non poter fare più niente. No! Non arrenderti. Affidati a Dio. Nella Quaresima del 2003, pochi giorni prima di ricevere il sacramento della Cresima, Matteo era in adorazione nella cripta della nostra parrocchia. Eravamo un gruppo di preghiera insieme al parroco. A un certo punto lui si è alzato, piangendo e tenendosi la mano sul cuore. Io e il parroco ci siamo preoccupati, gli siamo andato incontro e lui ha detto di aver sentito una stilettata nel cuore in quel momento. Cioè era talmente preso e talmente immerso nel mistero eucaristico, non lo so, in quel momento da sentire il Signore così forte, l'amore del Signore così forte dentro di lui. Nel tempo mi sono meravigliato del modo di vivere di Matteo, una meraviglia sana, nel senso che quest'uso corrente della parola di Dio in ogni situazione che lui viveva mi ha affascinato. Qualche volta ho tentato di dire o di acquistare qualche libro che non fosse quello della Sacra Scrittura e cercare di farglielo leggere, perché magari era un bel testo, un bel libro con dei bei commenti. Matteo non mi ha sempre riferito: papà, tutto quello che cerchi è nella Sacra Scrittura. Nel settembre del 2003 Matteo scopriamo che Matteo ha questo tumore cerebrale. Dopo un viaggio in montagna, lui era un soggetto allergico, per cui aveva fastidi di allergia agli occhi, oltre che asma, che aveva un po' avvilito durante l'infanzia. Lui aveva rinunciato a tante cose, perché si sa, chi è asmatico deve rinunciare a tante cose, tipo fare un determinato sport, anche se lui lo faceva tranquillamente con le cure. Ne ha fatti diversi sport nella sua vita. Questa allergia agli occhi ci porta a fare una visita oculistica e a scoprire che c'era un problema serio, fare la risonanza magnetica e scoprire che Matteo aveva una lesione cerebrale. In quel momento Matteo diventa più forte di tutti, è lui che ci dà la forza, è lui che mi dice: mamma, non ti preoccupare, perché lo sa il Signore perché sta succedendo questa cosa. Stai tranquilla. Quindi andiamo fuori in cerca di un aiuto, arriviamo in Germania e lui si sente sballottato di qua e di là, catapultato in un mondo sconosciuto, però non perde mai la gioia. L'emozione forte è stata quella quando ha preso della sofferenza atroce dovuta a un tumore cerebrale,
In Matteo si sono delineati proprio i tratti più belli della sua capacità di relazione con gli altri, invece di lamentarsi, e questo non l'ho mai sentito fare neanche una volta. Lui esternava una gioia profonda verso tutti coloro che gli stavano attorno, che gli volevano bene e che lo hanno aiutato in questo cammino difficile. Lui pregava, pregavamo insieme, e la sua preghiera diventava frutto, dono per gli altri. Quando poteva, faceva il giro delle stanze, perché dove eravamo c'erano anche altri italiani, essendo un istituto a livello internazionale, aveva insomma persone di varie nazionalità, e lui cercava di fare il giro dagli italiani più grandi di lui, ti parlo di professionisti, di mamme con bambini, e pregare insieme a loro, sapendo quando era il giorno dell'intervento di ognuno. Andava la sera prima, ci recitiamo un rosario insieme, facciamo una preghiera, e dava conforto. E queste persone ancora ci ringraziano, ancora ci dicono quanta gioia, quanta consolazione hanno avuto da questo ragazzino che era la mascotte di tutti in quel momento. Abbiamo conosciuto degli affetti incredibili in questi momenti che erano di dolore, perché allora erano momenti di dolore. Ora, a distanza di tanto tempo, anche i suoi scritti, le sue poesie, all'inizio erano punti interrogativi. Ma perché queste cose scritte da un bambino? Poi sono diventati punti esclamativi, poi sono diventate certezze. Cioè, io ho capito veramente che era un dono, che non avevamo avuto un'altra batosta. Proprio questa sua maturità nell'accettare la sofferenza mi ha sconvolto e mi ha abbracciato, perché lui mi diceva sempre: mamma, guarda, devi stare tranquilla. Era questa la frase che mi diceva continuamente: mamma, stai tranquilla, perché il Signore sa. Non è quanto tempo noi viviamo, mi diceva sempre, ma come noi viviamo. Era l'anima della compagnia, della nostra comitiva. Era il più solare tra tutti, faceva le battute, ogni tanto rimproverava scherzosamente se qualcuno diceva qualche parolaccia, me in primis, perché io ora mi lasciavo molto andare, soprattutto uscendo da casa ero libera, e quindi poi c'era Matteo che mi metteva a posto molto simpaticamente, non mi rimproverava seriamente. Matteo è sempre stato un punto di riferimento, ecco. Perché magari noi a quell'età ci lasciavamo andare con battute magari un po' più spinte o anche qualche parolaccia, senza mai esagerare. E lui c'era sempre lì che ci rimproverava e diceva: Robè, stai attento, oppure Andrea, Marco, vi raccomando. E a volte però uno magari diceva: Matteo, scusami, ma ci vuole in questo caso, va. Però è sempre stato così. Noi sapevamo che della sua cristianità, della sua religiosità, e quindi l'abbiamo sempre rispettata senza mai controbattere. Anzi, magari in quell'età eravamo noi quelli pieni di dubbi e perplessità. Per questo a volte, ricordandomi, sembra strano, come se noi pretendessimo quasi delle risposte da lui, chiedendogli l'inverosimile riguardo la Chiesa, i preti, gli sbagli. Simone cercava anche di fregarlo qualche volta, però lui è sempre stato capace di farci vedere l'argomento sotto il giusto punto di vista, non magari estraniandoci dalle voci che ci sono in giro, da tutte le brutte considerazioni che si dicono, di estraniarci da questo e guardarla sotto il giusto punto di vista, perché se un argomento, un qualsiasi cosa, si guarda dal punto di vista giusto, ha un'idea più chiara, uno c'ha pure un'idea più lineare della cosa, e magari si crea prima di tutto un'idea per se stesso e poi può essere anche capace di esternarla agli altri. La cosa che emergeva in maniera forte era la sua serenità e la sua sicurezza, pur avendo un quadro clinico imbarazzante, come poi in realtà è stato, ma ha affrontato questo momento che è durato anni, con coraggio,
con determinazione, soprattutto con una serenità che non è comune vedere in persone, in ragazzi che magari hanno quel tipo di problema di salute. E questo mi colpì fin dall'inizio. E fu una relazione durata 2 anni e 10 giorni fino alla sua salita al cielo, e fu molto tranquilla, non abbiamo mai discusso, nessuna litigata, perché ci trovavamo talmente in accordo come pensieri, non abbiamo mai avuto una litigata seria, qualche piccolo momento di debolezza dovuto al fatto della malattia, solo per quello, perché ogni tanto Matteo sentiva il peso della sua malattia nei miei confronti, quindi si preoccupava soprattutto per me, neanche per lui. Un fidanzamento che è andato avanti con tanta purezza, con principi cristiani. Matteo e Serena leggevano Deus Caritas Est, che è l'enciclica di Benedetto XVI, dove si parla di amore con la maiuscola. Quindi è una cosa un po' inusuale tra i giovani di oggi. Insieme il sabato andavamo a messa e ci fermavamo dopo la messa per il Santo Rosario con la sua famiglia. Per me all'inizio era un'occasione per stare insieme con Matteo, perché diciamo vedendoci una volta alla settimana più stavamo insieme meglio era. Però dopo alcuni mesi iniziai a vedere quanto per Matteo fosse particolare e intimo quel momento di congiunzione con Dio, molto molto bello. Vedevo nei suoi occhi soprattutto quando recitava il rosario e quando guardava la croce in chiesa, la sua totale, l'emozione che provava negli occhi era una cosa indescrivibile, e da lì iniziai a capire per quanto mi riguarda la grandezza di Matteo, come nei momenti con una situazione così importante e pesante come era quella della malattia, lui anzi era felice di parlare con Dio, non diceva mai perché a me, perché io che sto vivendo un'adolescenza, insomma, aveva un gruppo musicale, i suoi amici, la scuola andava benissimo, però è sempre stato tranquillo e soprattutto aveva estrema fede nel suo Dio. E questa mi ha trasmesso questa fede, pian piano, nei nostri 2 anni. E io mi sono avvicinata molto alla chiesa e appunto alla fede, fin quando poi 2 giorni, diciamo il giorno della sua salita al cielo e il giorno del funerale, non mi sentii così abbattuta, sia perché c'era la sua famiglia che mi ha dato un amore incondizionato, e sapevo che Matteo non era triste quel giorno, se n'era andato dalla sua vita terrena, ma era andato da chi lui alla fine voleva andare, da chi sapeva che aveva dato vita, aveva dato un motivo alla sua esistenza terrena di soli 18 anni, quasi 19. Matteo ha imparato a suonare diversi strumenti, quindi passava indifferentemente dal piano alla chitarra, persino il sax, il flauto traverso e tante altre cose. E anche la musica è riuscita a usare come momento di aggregazione con gli amici per poter vivere ogni momento, sicuramente, come diceva lui, come dono di Dio, ma per cercare di essere utili e proprio in quelle situazioni poter sempre parlare di Gesù. Allora, si formò questo gruppo musicale di No Name con Matteo, che suonava la chitarra e anche cantava, Andrea, il nostro caro amico, Francesco, Alessandro e tanti altri, poi magari si sono susseguiti dopo. Proprio la notizia di un concerto mi preoccupa un pochino, perché Matteo è in quei giorni è in piena chemioterapia, ed è, sono preoccupato che possa sentirsi male sul palcoscenico e magari vivere quel momento non di gioia, ma è un momento particolare, dando anche fastidio a quelle che possono essere le esigenze della scena del momento. Ma sceglie di fare contenti i suoi amici che si erano preparati per tanti mesi, e quasi dimentico delle sue sofferenze e dello stato in cui si ritrovava. Matteo quella sera suona in un modo fantastico e attira le persone, cercando di farli partecipare all'evento in una maniera straordinaria. Lì
si vide il Matteo trascinatore, riuscì nonostante tutto a trascinare tutta una folla lì apposta per ascoltarli, formata tra amici, parenti ovviamente. E si vide un Matteo quasi da rockstar che gli gridava, incitava il pubblico. Fu un concerto veramente toccante dal punto di vista, cioè ti faceva salire l'adrenalina addosso, ti veniva voglia di saltare anche lì, cantare e gridare insieme a loro. Di Matteo è proprio questa, la sua forza, il suo coraggio, il suo guardare lontano, il suo vedere oltre, che ripeto, in persone che non hanno quel problema di salute è già raro di trovare. In una persona invece che ha quel problema di salute, di norma tu non fai programmi a medio-lungo termine, lo fai giorno per giorno, mentre lui vedeva lontano ed era lui che incoraggiava tutti noi. Era il periodo di forte cambiamento in questa scuola, si introducevano metodologie nuove, si introduceva un modo nuovo di fare scuola e c'erano delle grandi difficoltà, come ogni cosa che all'inizio c'era appunto la paura di cambiare, eccetera. E lui disse alla madre e anche a me, dice, guardi preside, vai avanti, farai grandi cose, il progetto è buono, l'idea è buona. Forse ci credeva lui più di me, che ero stato il promotore insieme ad altri colleghi e altri professori di questa scuola, di questo forte cambiamento. Beh, i risultati ci hanno dato ragione, Matteo ci aveva visto bene. Un'altra cosa che mi colpì, si aspettava una notizia importante dal Ministero. E andò bene, sognai Matteo. E andò bene. E lui è sempre qui. È con noi. È lì. Sempre. Quando senti che non ce la fai, quando il mondo ti cade addosso, quando ogni scelta è una decisione critica, quando ogni azione è un fallimento, stringi i denti eppure non ce la fai. Dio ti ha lasciato solo? No! In silenzio ti sta sempre accanto, asciugando le lacrime e tenendoti in braccio, finché non avrai la forza di camminare con i tuoi piedi, tenendolo con vigore per mano. Fatica. Accucciati umile tra le sue braccia e lì sarai protetto finché non torni il bel tempo. Tornerai allora a splendere del suo amore, donando anche una carezza, un sorriso, il tuo piccolo contributo per aiutare chi è come te nella difficoltà, nella fatica. Portalo da Dio. Voglio partire ringraziando il Signore perché da poche settimane che sono qui a Brindisi, in questa parrocchia, ho ereditato la testimonianza, la vita un po' di questo giovane cristiano, di Matteo Farina. Quindi è un dono, no? È un onore poter convivere con questa figura che ha partecipato attivamente a questa in questa comunità. E quindi dico subito che non ho avuto modo di conoscerlo personalmente, ma attraverso qualche scritto, attraverso l'incontro con i suoi genitori,
e con qualche persona che l'ha conosciuto mi è arrivato un po' questo flusso di Vangelo, di bellezza, no? Che ha attraversato la vita di Matteo. Innanzitutto, che cosa mi ha colpito? Così come l'impatto di una conoscenza tra persone vive, il volto di questo giovane, il suo sguardo, il suo sorriso, la sua pulizia, no? Non ho visto nelle foto così malizia, ho visto una limpidezza, qualcosa che accompagna tutti i cristiani e tutti i santi, cioè che la vita del cielo nasce dallo Spirito e redime la nostra ragione, la nostra psiche, e poi appare evidente come un'icona sui nostri volti. Quindi si vede che Matteo ha preso la vita dal cielo e non da altro, quindi appare evidente in questa sua bellezza. Quindi questo è il primo punto. Per chi non l'ha conosciuto, ripeto, da quel poco che viene fuori dalle immagini c'è questa bellezza. Poi, un po' scavando negli scritti, così qualcosina si è evidenziata, ed è la sua continua ricerca nel fare la volontà di Dio, no? Che cosa vuoi da me? Il senso della sofferenza, il suo zelo per evangelizzare i giovani, no? Tutti elementi che strutturano una personalità che sta maturando l'essere adulto nella fede, che è il prendersi cura degli altri, a partire dall'essere riconciliati con la propria storia e nella relazione con Dio. È veramente una bella creatura il Signore, veramente una bella creatura. E siamo fortunati. Io come zio sono stato fortunato ad aver vissuto con mio nipote un periodo brutto iniziale, ma bellissimo. Quante cose mi ha cambiato questo ragazzo, veramente, quante cose. E non mi vergogno, appena ho la possibilità di parlarne io ne parlo, perché è bello parlare di lui ed è bello far capire alla gente i suoi insegnamenti. Io ripenso al me senza Matteo magari e penso che sarei diverso, perché io l'ho adottato, tra virgolette, come esempio di vita. Anche nelle difficoltà io penso a lui e mi viene da reagire per dire, caspita, ma poi mi devo riprendere con coraggio, con fede, devo avere fede che le cose andranno bene, se non possono andare male. Quindi io con la fiducia in Dio riesco a rialzarmi e magari a mascherare ciò che mi sta succedendo di non buono in quel momento, però con la fiducia che possa migliorare, andare sempre avanti, mostrarsi sempre felice e gioioso, soprattutto avere la gioia di vivere, quella che anche ha contraddistinto Matteo in tutti i suoi anni. E questo per me è il punto di forza, lo reputo un mio punto di forza e per questo devo solo ringraziarlo. Matteo mi ha lasciato tre grandi sentimenti: il coraggio, la fede e la speranza. Fede e speranza li trovo molto in simbiosi, perché fede, una fede che ho riscoperto dopo un'adolescenza passata come tutti quelli dei ragazzi, quindi tra giochi, compagnie e scuola. Con questa esperienza molto importante nella mia vita ho scoperto quanto Dio conti nelle nostre vite, soprattutto poi abbiamo visto nei momenti di difficoltà, quando che ho trovato anche nelle mie esperienze successive alla morte di Matteo, e la speranza che ci sia un disegno dietro. Non è facile ovviamente in un momento di sconforto pensare c'è un motivo dietro a tutto questo, perché mi è capitata questa croce, ma la speranza e la fede in qualcosa che non possiamo toccare, in qualcosa che non è tangibile, che magari scopriremo solo alla nostra morte. E una delle cose che Matteo più mi ha insegnato
non parlandomene, perché non parlavamo di queste cose, ma solo quando se n'è andato ho capito effettivamente che, come lui ha creduto e sapeva che dietro tutta la sua malattia, la sua sofferenza, c'era qualcosa di più grande. Capire che dietro ogni nostra sofferenza, ogni nostra croce, che da qui fino alla nostra salita in cielo troveremo, ha effettivamente qualcosa, è in un disegno più grande che noi non possiamo capire da semplici esseri umani. Quello che mi ha lasciato Matteo è il coraggio. Il coraggio di andare avanti, e se si è nel giusto, di essere orgogliosi delle proprie idee, anche se molte volte queste prevedono sconvolgimenti di situazioni di fatto già sedimentate, no? Però lui è quello che mi ha trasmesso, cioè il coraggio di andare avanti, di credere nelle proprie idee, soprattutto quando si ha la convinzione che quelle, che le proprie idee siano giuste, che si è in buona fede. Si può sbagliare, tutti noi sbagliamo, e se si sbaglia in buona fede c'è sempre la possibilità di tornare indietro, e questo è il coraggio. Matteo ci ha trasmesso coraggio, ma in ogni sua azione. Cioè, pensare ad un alunno che esce fuori da un intervento chirurgico durato ore e si risveglia dall'anestesia e la prima cosa che dice: devo tornare quanto prima a studiare la matematica, è qualcosa che un attimo ti lascia, no? Ti spiazza. Molte volte magari per un banalissimo raffreddore, cioè non voglio sentire, non voglio vedere niente, non voglio leggere, non voglio rispondere nemmeno al telefono. E Matteo invece no, era di un'altra pasta, un'altra storia. E quello che mi ha lasciato Matteo è la gioia di vivere e la grazia che io ho ricevuto da mio figlio, dall'offerta della sua vita, è stata quella di riuscire a sorridere già dal momento in cui lui ci aveva lasciato. E poi l'eredità di Matteo è quella di confidare sempre nel Signore, perché il Signore ha per noi grandi progetti che non sono quelli che noi immaginiamo. Noi dobbiamo soltanto buttarci nelle braccia del Signore, perché il Signore fa bene tutte le cose. E quello che noi adesso vediamo in maniera contorta, un giorno dall'altra parte, quando saremo nella vita eterna, lo vedremo perfettamente così come il Signore l'ha fatto con tutti i suoi colori. Mi emoziono a parlare di Matteo e di una cosa sono certo: non chiederò mai a Gesù perché me lo ha tolto, sicuramente lo ringrazierò per sempre perché me l'ha donato. Cos'è questa fantastica gioia? Mi riempie il cuore, sono estasiato, non riesco a dire niente, nessun suono, se non brevi e soffici mugolii con i quali cerco di far partecipare il mio corpo a questa estasi dell'anima. Un tuffo nella mia anima, sento i battiti del mio cuore. Ognuno vuole essere un inno di lode a Dio, ma non ho fiato per gridare. Vorrei poter descrivere questo momento, ma non trovo le parole. I segni più corretti mi sembrano i punti di sospensione, volti all'infinito. Che pace! Cosa deve essere il paradiso? Cosa deve essere Dio?